Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Ben ritrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli SPAL Club. Con noi Valentina Ferozzi, presidente del Centro di Coordinamento, e Franco Pivati. Siamo qui a commentare la situazione della SPAL che, come tutti sappiamo, purtroppo quest'anno è retrocessa in Serie C. La cosa che sta allarmando un po' la piazza è il fatto che il presidente Gio Tacopina è partito qualche tempo fa per gli Stati Uniti per impegni professionali, ma da allora non ha più rilasciato nessun tipo di comunicato su quello che sarà il futuro della società. In soldoni, il presidente Tacopina si era preso del tempo per decidere se addirittura cedere la società e iscriverla alla Serie C, insomma ha lasciato una situazione che è ancora attualmente in sospeso. Il presidente rientrerà nei prossimi giorni, non oltre il 18 di giugno, e il 20 di giugno la squadra, come termine ultimo, dovrà essere iscritta al campionato di Serie C. Quindi c'è una situazione, diciamo così, di stallo che ovviamente però preoccupa molti dei nostri concittadini e sicuramente tutti i tifosi della SPAL, perché già le altre squadre si sono fatte avanti per quelle che sono per esempio le scelte strategiche, ovvero il direttore sportivo, ovvero il nuovo allenatore, insomma, e invece, come dicevo, dalla SPAL al momento silenzio. Sicuramente siamo tutti fiduciosi del fatto che la squadra verrà iscritta al campionato di Serie C, anche perché obiettivamente sarebbe un bagno di sangue per il presidente Tacopina e i suoi partner, che hanno già versato all'interno della società 25 milioni di euro, che sono una cifra assolutamente molto molto importante. In questi giorni sui social sono girate voci anche di potenziali acquirenti, ma sono tutte voci che rimangono tali, sono un po', diciamo, le classiche chiacchiere da bar. Si erano fatti anche dei nomi, ma in realtà all'orizzonte potenziali acquirenti della SPAL non ce ne sono, ma soprattutto penso che nessuno voglia vendere la SPAL in questo momento, perché vorrebbe dire perdere molti 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 quattrini. Valentina, sentiamo invece qual è l'atmosfera all'interno dei club bianco-azzurri, cosa dicono i tuoi affiliati? Ma sono un po' così sconcertati da questo silenzio, che è un silenzio assordante, nel senso che fa rumore il fatto che una società non dica niente assolutamente. Ormai abbiamo pochi giorni dall'iscrizione, quindi almeno avere una sicurezza che la squadra venga iscritta, anche se io come te sono convinta che verrà iscritta, perché Tacopina perderebbe troppi soldi che ha investito l'anno scorso, specie nel settore giovanile, e quindi io penso che Tacopina sia pronto ad affrontare, diciamo, questo anno calcistico. Però ecco, non si sa niente, anche proprio la dirigenza, c'è questo silenzio assoluto, nessuno dice niente, per cui rimane sempre quel dubbio, perché io dico che sono sicura, però in realtà la sicurezza matematica non c'è, quindi è questo che ti lascia un attimo così. E quindi quando si parla con la gente, anche con i miei club eccetera, c'è sempre questo punto interrogativo, anche se si cerca di essere il più ottimisti possibile. Ma quello che preoccupa, come giustamente hai detto tu, è il fatto che ormai a pochi giorni, perché qui si tratta proprio solo di giorni e non di mesi, non abbiamo un direttore sportivo, non abbiamo un allenatore. Probabilmente sta lavorando Tacopina, sappiamo che sta cercando investitori, però non sappiamo neanche se li ha trovati, quanti soldi possiamo disporre, eccetera. Sono tutti punti interrogativi che la gente si fa, in particolare noi tifosi, perché dappertutto ognuno tiene alla propria squadra, però qui a Ferrara la SPAL è Ferrara, è il simbolo di Ferrara. Siamo attaccatissimi a questo, abbiamo già avuto due fallimenti e quindi il terrore è sempre quello.
Poi dopo ci sono queste voci di vendita, segafredo, questo e quell'altro, però io penso che sia solo pur parler, ecco. Adesso aspettiamo l'arrivo di Tacopina e speriamo che tutti questi punti interrogativi vengano sciolti e che in maniera positiva, il più positiva possibile. Bisognerebbe avere un buon budget per riuscire a formare una squadra che quest'anno dovrebbe fare un discreto campionato per poi il prossimo anno fare degli inserimenti e cercare di ritornare nel Serie B, che è la nostra categoria. C'è tutta una situazione, Franco, da ricostruire, ma ci sono anche tanti calciatori che sono sotto contratto e quindi bisogna capire quanti di questi potrebbero seguire le sorti della spada e quindi diventare dei calciatori nel prossimo campionato che daranno il loro contributo alla SPAL e quanti invece per scadenza di contratto e altri probabilmente perché avranno sicuramente offerte di categorie superiori lasceranno la maglia bianca-azzurra. La SPAL in effetti ha, come tutte le altre squadre di Serie B, una rosa molto ampia, quindi ci sarà da guardare bene una volta deciso dove giocheremo, in quale campionato a questo punto, perché il dubbio c'è sempre. Insomma, per fare una buona Serie C bisogna avere una bella squadra di Serie B. Purtroppo è molto più difficile salire dalla C alla B che salvarsi in Serie B, come sappiamo. E quindi guardate gli esempi di Padova e Vicenza che hanno messo tanti soldi sul mercato, il risultato sono rimasti in Serie C. Infatti le quattro squadre che sono rimaste nei playoff sono tutte squadre che l'anno scorso non giocavano in Serie B, come Cesena, Foggia, Lecco e Pescara. Quindi sarà molto difficile di salire subito, però l'importante sarebbe già sapere di avere una squadra a livelli buoni, anche perché poi in Serie C, a parte la prima che sale automaticamente, dalla seconda alla decima fanno i playoff, quindi è una lotteria, però c'è sempre la possibilità di salire. Guardate adesso cosa sta facendo il Foggia o il Pescara, che sono arrivati terzi e quinti, e invece sono lì che lottano per la promozione. Come l'anno scorso poi è successo al Palermo, anche lui è arrivato quinto, mi sembra che poi fu promosso con la lotteria. I giocatori che abbiamo in scadenza di contratto sono tutti giocatori che secondo me se ne andranno dalla SPAL, perché sono Abu, che non ha mai giocato una partita, Almici, che aveva giocato tre partite in titolare, Pomini, che con l'età che ha finito la carriera, infatti alla fine della partita di Pisa ha anche pianto, e tutti i giocatori sono andati a consolarlo perché si vede che era l'ultima volta che giocava in una squadra di calcio professionistica. Poi c'è Pepito Rossi che non so, anche lui non ha mai giocato e penso che darà l'addio al calcio più o meno. Zuculini che diciamo è la mascotte del presidente, questo è forse l'unico che potrebbe anche continuare visto che è la mascotte del presidente, anche se all'età anche lui comincia a averla. Poi c'è Nainggolan, che questo è un giocatore che sappiamo tutti che ci saluterà. L'unico che potrebbe rimanere è Tuniov, perché è un ragazzo giovane, anche se quest'anno ha deluso parecchio, però aveva un inizio di contratto, poi è andato via Lupo ed è stato tutto congelato, però potrebbe anche essere utile in Serie C, perché l'anno prima lui giocava nella Carrarese e aveva fatto un buon campionato in Serie C. Può darsi che la Serie C sia più il suo livello. Questi sono i giocatori che non vedremo più sicuramente. Poi ci sono quelli che sono in prestito da altre squadre che tornano sicuramente alla squadra di destinazione, come Dalemura, che va alla Fiorentina, comunque ha fatto un buon campionato Dalemura, onestamente. Poi c'è Valzania, che si è infortunato gravemente, l'abbiamo perso per quasi tutto il girone di ritorno e che tornerà alla Cremonese. C'è Rauti, che era una giovane promessa del Torino e tornerà pure lui, perché ha deluso, non ha mai fatto un gol in tutto il campionato. E Brazao, che ha giocato a Genova, dove è riuscito a beccare 3 gol in un quarto d'ora e tornerà all'Inter. Questi sono i prestiti, quindi questi tutti e quattro se ne ritornano, penso che la Spagna non interessi neanche. Ce ne sono altri due che avevano un diritto con obbligo di riscatto a certe condizioni che non si sono verificate e che sono Varnier, che torna all'Atalanta, anche lui è abbastanza una scommessa fallita perché purtroppo ha giocato 4 partite di titolare, era sempre infortunato, ginocchia di cristallo come viene detto, quindi, ed è un ottimo giocatore perché era un ottimo prospetto fino a qualche anno fa, però gli infortuni lo hanno demeritato diciamo. E poi c'è Moncini è del Benevento, forse è l'unico giocatore che poteva anche essere buono in Serie C perché alla fine 9 gol li ha fatti, è bravo a tirare i rigori, abbiamo visto, perché nel finale ci hanno dato qualche rigore dopo che per tutto l'anno non ce l'avevano dato manco uno, però torna al Benevento e quindi diciamo che i prestiti tornano tutti a casa. Poi cominciamo a parlare invece di quelli che hanno un anno di contratto. E tra l'altro sono anche giocatori che secondo me possono giocare tranquillamente in Serie C, che c'è Alfonso, il portiere, Meccariello, che sarebbe meglio tenere, però secondo me avrà mercato, come anche Celia, perché un difensore che fa 4 gol non è tanto facile trovarlo, ha fatto gol come la Mantia, quindi quasi come la Mantia. Poi c'è Peda, che è un buon prospetto, potrebbe anche interessare, però ha fatto un girone di ritorno deludente, non ha giocato tanto. Poi c'è Tripaldelli, che secondo me non vuole rimanere alla SPAL e se ne andrà pure lui. Poi c'è Fetfazidis, che purtroppo ha deluso parecchio anche lui, perché non è piaciuto. Ha giocato bene la prima partita a Cagliari, poi si è perso, secondo me si è lasciato andare. E poi c'è l'ultimo caso, un caso veramente che a Ferrara non la possono vedere proprio, lo odiano quasi, i tifosi del Zanellato.
Zanellato, che anche lui ha un altro anno di contratto, ma secondo me avrà chiesto sicuramente di essere trasferito, perché ormai la piazza non lo ha in simpatia per niente. Poi ci sono 2 anni di contratto, cioè ancora 2 anni di contratto, e qui ci sono i casi più difficili, perché a parte Dijkman, che secondo me anche lui ha mercato, Maestro che andrà ad Ascoli, dicono, poi ci sono i giovani Arena e Contigliano, ma Arena non ha mai giocato nel secondo giro di ritorno e potrebbe essere anche buono per la Serie C, e Contigliano che invece avremmo piacere che rimanesse alla spalla, però è già stato convocato per uno stage a Coverciano adesso per l'Under 19, e quindi se facesse bene, venisse convocato e facesse un bel campionato europeo con l'Under 19, potrebbe anche essere lui in partenza, perché è giovane ed è molto appetibile. E poi c'è Prati, che secondo me è il nostro gioiello. L'unica cosa positiva è che ha fatto De Rossi alla SPAL, che è riuscito a mettere Prati in titolare, e quindi Prati sta facendo un mondiale under 20 in Argentina in questo momento da titolare sempre, ha già fatto anche un gol ed è uno dei sempre dei migliori, quindi Prati secondo me è già sulla via di partenza. Poi ci sono i 2 casi patologici, diciamo, e sono Murgia, che ha ancora 2 anni di contratto perché gliel'hanno spalmato l'anno scorso, che non so se avrà possibilità di giocare oppure di essere venduto, anche perché è veramente deludente, e soprattutto la Mantia è nostro, aveva anche lui un obbligo con diritto di riscatto a determinate condizioni, non si sono verificati, l'Empoli quindi non lo prende, quindi è nostro in questo momento, però penso che anche lui, avendo lo stadio completamente contro, è un tipo situazione Zanellato, anche perché se lo merita, non ha fatto niente, probabilmente a parte i primi 4 giornate, poi l'abbiamo sempre visto veramente con prestazioni proprio senza la voglia di giocare, quello che questa impressione. Poi c'è l'unico che ha 3 anni di contratto invece, ed è Rabbi, è un giovane, è buono, secondo me da Serie C potrebbe essere un buon giocatore, anzi secondo me potrebbe anche essere un titolare in Serie C. E poi alla fin fine ci sono i giovani della Primavera che potrebbero invece venire a giocare titolari, e sono Paravicini, Abati, Puletto, Saiani e Rao, sono tutti giocatori molto forti, almeno nella Primavera, certo che dalla Primavera giocare in serie professionistiche, però la Serie C insomma potrebbe essere anche il loro campionato il prossimo anno. Poi abbiamo invece i giocatori in prestito presso altre squadre, ma sono tutti nomi che secondo me sono poco appetibili. L'unico che potrebbe tornare è il portiere, Thiam, nel Foggia, che per adesso sta facendo le finali di playoff di Serie C e giocherà col Pescara. E quindi Thiam potrebbe anche, chissà, se il Foggia fosse promosso, potrebbe anche il Foggia ha interesse a tenerlo. E comunque l'unico che potrebbe tornare dai prestiti è Thiam, perché gli altri sono Dorazio nel Mantova, torna indietro ma ha deluso, 2 anni fa ha giocato qualche partita ma non ha mai inciso. Bellucci dell'Alessandria non lo conosciamo, Meneghetti portiere del Gubbio non lo conosciamo, Nadori invece lo conosciamo, del Montevarchi ha giocato quest'anno in Serie C, è un centrale difensivo di colore molto prestante, ha veramente un bel fisico, forse è l'unico che dei giocatori giovani che abbiamo dato in prestito che ha giocato quasi tutte le partite, anche se giocava in una squadra di Montevarchi che è arrivata ultima in classifica, però questo non vuol dire. Poi c'è Galeotti, il portiere che ha giocato nel Rimini, che ha fatto un buon campionato a metà perché aveva giocato per un periodo bene, poi ha perso il posto. E poi ci sono Zanchetta, che era una ottima promessa, quest'anno nell'Olbia deluso, però potrebbe anche ritornare perché l'Olbia era in Serie C, è nel nostro girone, quindi sa già cosa vuol dire giocare nella Serie C. Secondo me questo è un prospetto che potrebbe tornare buono. Poi c'è un giocatore che giocava nel Club Bruges, Wilke Brahms, anche questo ha fatto un ottimo campionato però nella seconda squadra del Bruges, sempre campionati belgi, quindi potrebbe anche lui potrebbe tornare dietro buono. E Iabre, che era un'ottima promessa, un difensore esterno che giocava piuttosto bene quando giocava in Primavera, però quest'anno è andato prima al Gubbio poi alla Recanatese e ha deluso, però potrebbe essere anche buono lui stesso avendo già giocato in Serie C, quindi di tutti questi giocatori qualcuno potrebbe essere anche buono per la Serie C, ma secondo me l'unico è Thiam, che potrebbe essere veramente titolare. Allora diciamo che del prossimo anno i giocatori che sarebbe meglio avere in squadra, diciamo anche perché poi sapete com'è il mercato, che comincerà il 1° di luglio fino al 31 di agosto, avrà le sue dinamiche. Comunque sarebbe buono tenere un portiere come Alfonso, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, un centrale come Meccariello, che in Serie C farebbe la differenza, anche secondo me Meccariello avrà molte possibilità di uscita, già c'era il Modena che a gennaio lo voleva, e soprattutto i 2 difensori esterni, Dijkman e Cedia, sarebbe ottimo tenerli in Serie C, perché non è che poi abbiano giocato così male quest'anno, siamo stati sempre tra i più buoni come prestazioni. Poi tornerà sicuramente buono Peda come difensore centrale, anche lui, oppure esterno, perché è un buon giocatore secondo me per la Serie C, mentre a centrocampo veramente c'è da acquistare quasi tutto il centrocampo, perché di giocatori spendibili al centrocampo io non ne vedo proprio, a parte Contigliano se rimane, perché gli altri sono tutti giocatori che andranno sicuramente via, mentre in attacco l'unico che può essere tenuto è Rabbi, quindi la squadra praticamente è da rifondare completamente se si vuole, proprio sia come centrocampo che come attacco, mentre in porta e in difesa, se vengono confermati quei nomi che ho detto, siamo già abbastanza coperti.
Bene Franco, sì, sicuramente quella potrebbe essere un'ossatura ottima, sinceramente nutro fortissimi dubbi che Meccariello, dopo le prestazioni che ha fatto quest'anno, accetti la Serie C. Dijkman è sicuramente un giocatore che la B la merita, ha fatto un finale di campionato non brillantissimo, ma è uno che praticamente ha giocato quasi tutte le partite, quindi ci stava anche che in fine di stagione fosse anche un po' stanco. E sicuramente ritengo che non rimarrà neanche Celia, proprio perché come dicevi tu è un giocatore comunque che ha fatto una buona figura e la B se la merita senz'altro, come dicevi tu, un difensore che ha fatto 4 gol, insomma, poi sempre molto dinamico sulla fascia, quindi insomma si sarà un po' da rivedere. Altri nomi che hai detto invece è lo stesso Demba Thiam, potrebbe tornare, sempre che il Foggia non c'entri la promozione, a quel punto magari lo riconferma, lui ovviamente sarebbe felice di giocare in Serie B. A questo punto darei invece un'occhiata, visto che, come abbiamo detto in apertura di programma, non c'è stata nessuna pronuncia da parte della società sulle conferme eventualmente di Mister Oddo e anche del direttore sportivo. Sembra che ci siano nell'area dei campi. Tu, Valentina, lo confermeresti Massimo Oddo? Io sì, dando massima fiducia a questo allenatore, anche perché secondo me conosce bene la Serie C e quindi anche il mercato. E però bisogna che gli lasciano anche un po' di carta bianca. È chiaro che lui farà le solite liste, la lista A, la B e la C, e quindi cercare di prendere il più possibile nella lista di A e poi qualche B e qualche C, insomma. Però a me Oddo è piaciuto anche caratterialmente, è un uomo di spessore, è un uomo che sa quando deve parlare, come deve parlare, quando si deve esporre e quando non si deve esporre. Questo per me è molto importante, quindi partiremo da delle basi buone, poi adesso vediamo. Questo è il mio parere. Sì, io personalmente, visto che lo ha anche dichiarato in una delle ultime conferenze stampa che resterebbe alla guida della Spalanchi in C, confermerei Oddo. La penso come Valentina. La piazza è un po' divisa, sappiamo, Franco, tra chi lo vuole e chi non lo vuole, però obiettivamente il lavoro di Oddo non è stato un lavoro di bassa qualità. Non dimentichiamo che ha preso una squadra che era veramente depressa dal punto di vista del morale, aveva grosse difficoltà di preparazione perché Rossi sicuramente ha lavorato molto su quelli che potevano essere gli schemi di gioco, che poi alla fine abbiamo visto non è che hanno dato neanche tanti grandi risultati, ma la squadra che si è ritrovata a Mister Oddo dal punto di vista fisico era abbastanza scarica. Ha messo insieme, come dicevo, tutte queste problematiche, ha provato a risolvere con pochissimo tempo a disposizione, è riuscito comunque a giocarsi la salvezza fino all'ultima partita che ha vinto con una squadra tra l'altro che col tempo si è decimata, perché ha giocato con tantissimi giocatori della primavera, un po' anche perché ha dovuto farlo, perché sono mancati giocatori importanti come Valzania, sono mancati giocatori importanti per demerito anche degli stessi giocatori, come citavi prima la Mantia che non ne aveva voglia, insomma. Quindi Oddo ha veramente, a mio parere, fatto il massimo con quel poco che aveva a disposizione. Il tuo punto di vista qual è, Franco? Sei con coloro che vorrebbero un cambio o con coloro che vorrebbero la riconferma del mister? Siccome Oddo è retrocesso alla guida della Spal, di solito non viene mai confermato l'allenatore che retrocede l'anno prima. Però il caso di Oddo è un po' particolare, perché ha preso una squadra che era appunto in condizioni disperate, gli ha dato un gioco, ha fatto anche delle vittorie importanti, perché alla fine aveva battuto Cittadella, aveva vinto a Benevento, aveva vinto a Pisa. Se guardiamo i punti che ha fatto, forse ne ha fatti più degli altri, forse non di Venturato, che quello, insomma, è la nostra diciamo pensiero più grosso, cioè aver sostituito Venturato quando aveva incontrato le prime 8 della classifica e aveva fatto anche un buon risultato, a parte le sconfitte con Frosinone e Genoa, ma abbiamo poi visto come erano Frosinone e Genoa, è vero. Quindi se viene confermato Oddo, che tra l'altro 2 anni fa aveva allenato il Padova quasi tutto il giorno di ritorno e l'aveva portato ai playoff e aveva perso in Serie C, aveva perso lo spareggio finale col Palermo, e quindi lo conosce molto bene il campionato di Serie C Oddo, quindi per questo motivo Oddo potrebbe essere riconfermato. Però c'è la possibilità anche di prendere magari degli allenatori esperti lo stesso, che però non sono più nella panchina della loro squadra, come Tesser, che ha allenato il Modena, non è stato riconfermato. Secondo me Tessel conosce molto bene la Serie C e mi sembra un ottimo prospetto per la Spal, sarebbe l'ideale, anche se magari sarà molto appetibile in Serie C, secondo me sarà molto ricercato perché è un allenatore con molta esperienza. Oppure prendi un allenatore di quelli emergenti che hanno fatto un bel campionato l'anno scorso, come la scelta che ha fatto adesso il Benevento, che ha preso l'allenatore della Pro Sesto, Andreoletti, per esempio. Ci sono tanti allenatori emergenti, oppure c'è quello della Reggiana che è stato promosso in Serie B, ai Modiana, che è stato anche un ottimo giocatore tra l'altro, che però non è stato riconfermato
confermato, infatti hanno preso Nesta adesso, il ex giocatore del Milan. Secondo me è una scelta sbagliata, ma questo non c'entra niente con la SPAL. Quindi è rimasto senza squadra ai Modiana, che invece ha vinto il campionato, quindi e conosce benissimo il girone B della Serie C, perché noi saremo sicuramente nel girone B della Serie C insieme appunto alle squadre emiliane, toscane, marchigiane e umbre. Quindi sono un po' diviso tra Oddo e un possibile nuovo allenatore. Io sarei molto contento se prendessimo Tessera a questo punto, però vediamo. Sì, sicuramente la scelta dell'allenatore sarà importantissima per il prossimo campionato. Io ripeto, darei fiducia ad Oddo, conosce già l'ambiente, conosce la Serie C e poi è un allenatore che a mio parere, come ho detto, con quello che aveva a disposizione ha ottenuto veramente il massimo. Ecco, poi dopo se la squadra si fa raggiungere e subisce dei pareggi al 90esimo perché c'è una situazione un po' di dormiveglia, insomma abbiamo visto tutti cosa è successo, bastava un pochino più di attenzione e non saremmo qui a parlare di retrocessione. Poi bastava che il signor Aureliano e il signor Manganiello ci avessero dato il gol col Perugia, avremmo fatto noi lo spareggio col Brescia, insomma a perdere il campionato per quell'azione. Sì, in effetti Franco, sono d'accordo con te, quell'episodio è stato uno, forse il più eclatante, ecco, tra gli episodi che abbiamo visto, ma gli errori durante tutto il campionato sono stati tanti, insomma abbiamo subito pareggi agli ultimi minuti, gol sbagliati. Una retrocessione non nasce per un episodio, nasce per tutta una serie di episodi che si concatenano perché ci sono problemi, e la SPAL quest'anno abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche prima, di problemi ne ha avuti tanti. Siamo in chiusura del programma, diamo un'occhiata velocissima a chi sono. Ovviamente, come hai detto, la SPAL finirà nel girone B, come è sempre stata tradizionalmente quando si trovava in Serie C. Ecco, chi sono un po' i nostri avversari? Perché ritroveremo delle vecchie avversarie dei tempi andati con i quali abbiamo visto anche delle belle gare, insomma. A parte il Cesena che sta lottando per essere promosso, quindi potrebbe anche non esserci. Forse sarebbe anche meglio, secondo me, che il Cesena è una piazza che è molto, diciamo, seguita dal pubblico, fa sempre 10.000-12.000 spettatori in casa, anche in Serie C. Quindi a parte il Cesena, che secondo me sarebbe una delle favorite se non riesce a essere promossa, le altre squadre della nostra regione, se n'è andata la Reggiana, che è stata promossa, e anche l'Imolese che è retrocessa, quindi non ce ne sono molti dei derby se ne dovesse salire il Cesena, perché c'è il Rimini e mi sembra il Fiorenzuola, che è una squadra della provincia di Piacenza, e potrebbe anche essere messa nel girone A una squadra della provincia di Piacenza, perché il Piacenza per esempio quest'anno anche lui è retrocesso in Serie D, era nel girone A, quindi pochi derby diciamo con le nostre conterranee, mentre invece avremo trasferte in Toscana e Marche a profusione, perché avremo le solite nostre vecchie avversarie che tanto conosciamo, come la Lucchese, che è la nostra nemica numero uno in Serie C. Alla fine la Lucchese è già tanti anni che fa campionati a nomini, ma io scommetto che il prossimo anno con la SPAL in mezzo ce l'avremo contro sicuramente, guarda, sono quasi sicuro, la Lucchese. Poi c'è il Siena, che però è in difficoltà economiche, ha perso addirittura la possibilità di giocare in casa nel campo, quindi il Siena potrebbe anche non essere ammesso alla Serie C. C'è l'Arezzo neopromossa, anche questa è una neopromossa per modo di dire, poi perché è una squadra di tradizione e sarà sicuramente anche lei in lotta con noi. Poi c'è la Carrarese, ex gemellata, anche questa quest'anno aveva fatto un'ottima squadra ma non è riuscita oltre che andare ai playoff. Poi c'è il Pontedera, che ha tanti anni che gioca in Serie C, però non è certo una squadra da piani alti della classifica. Mentre nelle Marche abbiamo la nostra gemellata Ancona, che ha un precedente della Malesia, mi sembra, che è molto danaroso. Il primo anno non ha molto investito, però dicono che quest'anno investirà, quindi potrebbe esserci una lotta tra noi e le gemellati anconetani. Poi c'è la Vispesero, sempre campionati tranquilli con bassa classifica, non abbiamo niente da la Fermana è una novità, io penso che la SPAL non abbia mai giocato con la Fermana. E poi ci deve essere la Recanatese, e questa è proprio la matricola, il secondo anno che gioca, e quindi è una novità per la SPAL, oppure abbiamo incontrata negli anni bui della Serie C2. E poi abbiamo le Umbre, il Perugia, retrocesso con noi, forse sarà questo l'avversario più pericoloso se dovessimo essere in lotta per la promozione, ed il Gubbio, che fa sempre dei bei campionati, più le due sarde, Torres e Olbia, che non hanno mai fatto bei campionati, quindi non saranno, se devi essere in lotta per la promozione, non saranno sicuramente della parte alta della classifica. Poi ci sono le squadre liguri, c'è l'Entella Chiavari, che è stata eliminata dai playoff, e questa sicuramente è una delle avversarie più pericolose, perché il suo presidente è uno dei più ricchi d'Italia, Gozzi, è un re dell'acciaio insieme a quello della Feral Pisalò e della Cremonese, e i tre più ricchi d'Italia come acciaio sono questi tre presidenti, Cremonese, Feral Pisalò ed Entella Chiavari, e l'Entella quest'anno ha fallito la promozione nonostante avesse un'ottima squadra. Poi c'è una neopromossa di Sestri Levante, che è la prima volta che gioca in Serie C, non la conosciamo, e potrebbe esserci anche qualche squadra abruzzese tipo il Pescara, che se non dovesse essere promosso anche lui è in lotta per la promozione, è un'altra delle nostre avversarie più pericolose, e adesso in questo momento è allenata tra l'altro da una vecchia volpe come Zeman, che dovrà giocare contro il Foggia, guardate il caso,
Zeman contro il Foggia, e poi c'è un neopromosso, il Pineto, ma questa è proprio una novità. Quindi alla fine le squadre, se la SPAL dovesse lottare per la promozione, secondo me le squadre che dovrà guardare sono il Cesena se non sale, il Pescara se non sale anche lei, il Perugia e l'Entella Chiavi. Queste sono le quattro squadre. Poi c'è sempre la sorpresa, potrebbe essere la Lucchese, perché da quest'anno una squadra con un presidente come si deve investiranno, e forse anche l'Ancona. Quindi queste sono le squadre che dobbiamo guardare per la promozione. Quindi ci aspetta, Valentina, un campionato, sempre se tu andrà per il meglio e la SPAL verrà iscritta, ma insomma io penso che questo ormai sia fuori dubbio, insomma, ecco, che la SPAL sicuramente parteciperà al prossimo campionato di Serie C, e quindi trasferte che dovrete organizzare, e tornerete su qualche piazza che da qualche anno non vedeva arrivare i pullman del centro di coordinamento, però insomma bisogna comunque tifare la SPAL ovunque vada a giocare e comunque. Esatto, bisogna quest'anno essere vicinissimi a questa squadra, sperando che ci dia soddisfazioni, perché insomma ne abbiamo anche diritto, proprio io dico che è un diritto quest'anno, perché una tifoseria come la nostra, vederla in C è un magone grandissimo che uno prova. Ritornare su quei campi della Toscana o anche altri campi, dopo 7 anni di gloria, è difficile da mandare giù, però insomma, se sei spallino devi anzi supportare il più possibile con un grande tifo la nostra squadra, perché bisogna proprio essere questa volta il 12° in campo. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, siamo tutti in attesa del ritorno a Ferrara del presidente Tacopina, che probabilmente nel momento in cui tornerà in città farà una conferenza stampa e quindi ci dirà un po' quali sono i suoi progetti per il futuro della SPAL. Ci auguriamo tutti che il presidente Tacopina, conoscendolo anche per quelle che sono, diciamo, le sue caratteristiche, vorrà cercare di vincere subito il campionato di Serie C, cosa non facilissima, ma insomma che tutti ci auguriamo. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, vi diamo appuntamento appunto a quando il presidente Tacopina racconterà quali sono i suoi punti di vista, i suoi progetti per il futuro della SPAL. Grazie per averci seguito fino a qui, ringrazio come sempre Franco e Valentina per essere stati con noi, appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti e sempre forza SPAL. Sempre forza SPAL. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.